Il consigliere comunale di Intesa Civica Solidale Maria Grazia Riggi ha fatto delle indagini per quanto riguarda Caltacqua, per quanto riguarda il canone e il contratto. Cosa è emerso? Guardi, è una, diciamo, è una questione che è stata affrontata da parecchio tempo dal Polo Civico. Io non personalmente, da sola, in ogni caso è un lavoro che è stato effettuato proprio di squadra nelle varie officine politiche del Polo Civico. E abbiamo cercato di esaminare un po' tutta la documentazione, il contratto, il regolamento, proprio per verificare se ci sono delle responsabilità nella cattiva gestione dell'erogazione dell'acqua a Caltanissetta. E effettivamente abbiamo verificato per esempio che il canone che paghiamo qui a Caltanissetta è uno dei più alti in tutta Sicilia. E sono determinati impegni che si sono assunti al momento della stipula del contratto, quali per esempio l'ammodernamento della rete idrica, con tutta una serie di somme stanziate. Per esempio il contratto è un contratto trentennale, quindi è stato stipulato tra Lato Idrico CL6 e Caltacqua. E il volume di affari era di 15 milioni di euro. Ora, avevamo addirittura stanziati circa 127 milioni per l'ammodernamento della rete idrica e tutta una serie di acquisti, quindi acquisti di serbatoi, diciamo tutto ciò che è necessario per ammodernare l'infrastruttura. E dentro il dicembre dell'anno 2008 si sarebbe dovuto rendere il conto di queste somme. Erano somme che erano oggetto di finanziamento europeo. Invece nel 2008, dicembre 2008, hanno rendicontato soltanto circa 15 milioni. Quindi tutto il resto si è perso. Ora, in realtà, quello che si proponeva di fare con il Consiglio Comunale, di cui io sono una delle persone che ha sottoscritto questa richiesta, i 24 consiglieri, proprio perché è necessario individuare se ci sono responsabilità anche dell'amministrazione nella vigilanza, nella conduzione del contratto. Ora, in realtà poi non si è potuto fare per vari, insomma, motivi che conosciamo bene. Ma per quanto riguarda questo contratto con Caltacqua, soprattutto in questo periodo di crisi idrica, molta gente si è lamentata, dicevano ma è un contratto che non si può risolvere, cioè è trentennale, comunque tanto. Proprio per quello. In realtà sono previste anche delle ipotesi di risoluzione. Il problema sta proprio nella vigilanza. Il comune essendo, diciamo, il maggiore azionista del lato CL6, quindi ha l'obbligo di vigilare su quella che è la gestione. In caso, quindi, nel momento in cui vengono riscontrate determinati inadempimenti precisi da parte di chi che sia, quindi in quel caso si potranno applicare le norme di legge. Chiaramente però deve essere esercitata la vigilanza. Lei ha parlato anche di un depuratore. Ho parlato anche di un depuratore e avevo fatto io un'interrogazione sulla questione. Ho presentato un'interrogazione insieme agli altri componenti del mio gruppo consigliare e abbiamo trovato quindi questo depuratore contratto a Fontanelle. È un depuratore che è stato ultimato in questi ultimi anni. Abbiamo speso circa 3 milioni e 700 mila euro per la realizzazione di questo depuratore, però di fatto non funziona. È stato collaudato, quindi la documentazione è completa. Non funziona, chiedendo all'ufficio tecnico mi è stato riferito che non funziona perché mancano circa 200 metri di tubi per l'allaccio. Ora, il problema è una questione forse anche di scelta politica, metterlo in funzione o non metterlo in funzione. Dicono che per metterlo in funzione i costi sono particolarmente elevati, però sta di fatto che tutta quella zona di là, via Borremans, via Libertà, quella potrebbe scaricare tutto su quel depuratore, invece va a scaricare su quello la condotta fognaria unica di Caltanissetta e quindi va ad aggravare contro la Cammarella. Per Contrada Cammarella sono previsti e sono stanziati circa più di 10 milioni di euro da spendere nel 2017 per il potenziamento di quel depuratore, perché dovrebbe quindi andare a servire anche la zona, pare anche quella di San Cataldo. Quindi abbiamo tutte queste spese, però nel frattempo abbiamo speso anche molti soldi per quel depuratore, ma di fatto non funziona.
mi è stato risposto, e l'unica risposta che ha dato l'amministrazione è quella che l'assessore Falci mi diceva che in realtà la gestione del depuratore spetta al lato, e quindi non abbiamo risposta al riguardo.